La Russia non ci può sconfiggere sul campo di battaglia, allora attacca le nostre infrastrutture, come oggi l'importante diga a Nova Kakhovka. Le azioni della Russia sono le azioni di uno Stato terrorista. Così il rappresentante dell'Ucraina nella sua arringa davanti al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, dove Kiev e Mosca in questi giorni dibattono nell'ambito di un processo alla Russia per il sostegno ai separatisti del Donbass nel 2014. Russia is no longer limiting itself to discrimination in Crimea. Now it seeks to erase Ukrainian identity everywhere. It even puts our people through filtration camps, deporting our children and hiding their own identities from them. Russia simply denies the existence of Ukrainians as a distinct identity. L'Ucraina vuole che il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia ordini a Mosca di pagare i risarcimenti per gli attacchi nelle regioni ucraine di 9 anni fa, incluso l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, fatalmente colpito dai ribelli filorussi il 17 luglio 2014. Giovedì i russi avranno diritto di replica. Questo è solo uno dei procedimenti aperti all'Aia contro la Russia per le sue aggressioni all'Ucraina, compreso il rapimento e la deportazione dei bimbi ucraini.